Non ce l'ho la mascherina. Perché non hai la mascherina? Perché devo andare nella mia stanza. Ascolta, dimmi. Parliamo di Bucarest. Quindi tu prendi un'impronta, solitamente come la prendi l'impronta? Sono due possibilità, una fisica e una digitale. Adesso okay. Vi facciamo vedere un macchinario, come si prende digitale. Lavoriamo un nuovo progetto dove si prende impronta 100% digitale. Ok, il macchinario. Ok, una che valigia. Ci porteremo a Bucarest, sì. Questo? Dove vado? Vado a Bucarest, posso andare anche in Italia dove voglio. Praticamente funziona così, un dispositivo dentro questa macchina che a Vasile gli permette di fare le impronte. Con questo macchinario prendiamo l'impronta digitale. Abbiamo... Magari in bocca si mette quello? No, questi si mettono in bocca. Vi faccio vedere adesso. Ok, queste cose piccoline, queste come si dice, domino, anche in italiano si tipo dice... Tipo il domino, sì, hanno sì, tipo il domino. Dei pallini, dei puntini. Dei puntini, questi... Si mettono in bocca e quelli fanno la foto, registrano la foto di posizione degli impianti. Ha messo col paziente. Questo apparecchio, ne mettiamo 6 per esempio, sì. Ok, questo apparecchio fa una fotografia a questi cubetti. Praticamente fa una foto a questi cubetti. Avendo questi puntini, questi pallini, questi cubetti, il software... Il software può, ha la posizione degli impianti e già si può fare il nuovo lavoro sugli impianti. Praticamente riconosce la posizione nello riconosce spazio. Riconosce la posizione e dopo con la scansione intraorale si scannerizza la gengiva e abbiamo fatto tutto. Ok, e questo dove li mandi poi? Questi li possiamo mandare a Bucarest, a Iasi, in Italia, a Milano, dove vuoi, in New York. Perché passano di qua, non è più un pacco postale, delle poste fisico che deve essere spedito. È una mail, vedete, sì. C'è il cavo, praticamente i dati vanno sul computer e la novità è quella, si chiama infatti telemedicina. Sì. Perché cosa significa telemedicina? Poter scambiare dati in distanza attraverso internet, ok? Attraverso internet vengono trasmessi che cosa? Le informazioni che servono poi per lavorare in distanza al resto dell'equipe. A quel punto i denti come me li rimandi? Te li rimando un file e si fanno in proprio laboratorio qua. Ok. Sì, anche così e anche come li vuoi. Te li puoi mandare, sono tante possibilità. O ti mando un file con i denti già, tu ce l'hai una stampante o un freser. E le freser un fresatore nel tuo laboratorio. O se no con DHL sono pronti. DHL significa? Sì. In Unione Europea. Questo. Quanto ci mette arrivare a Bucarest? Da qua? 8 ore. 8-9 ore. Di notte viaggia al pacco, il giorno dopo arrivano i denti, praticamente. Sì, fisicamente sì. Sì, e noi facciamo il progetto di ricerca europeo. Fondi europei, telemedicina, ragazzi. Telemedicina, quanti anni è che parliamo di telemedicina? Tu mi parli già di 3-4 anni di telemedicina. Vedi, ora fanno anche i fondi europei. Ti sono conosciuto. E ora, ragazzi, ci vediamo a Bucarest. Mi raccomando, aprile, penso che dal 10 aprile in poi, chi trova chirurgo, chi ci sarà? Con dottor Fania. Che già conoscete, ne ha aperto qualcuno di paziente, dottor Fania. lui ha fatto 8.000 impianti, tu quante arcate hai fatto più o meno? Non lo so, ma mille, credo, quasi mille abbiamo fatto. Mille pazienti, vero? Mille arcate, credo. Quindi due arcate a paziente, 500 pazienti. Quanti ne sono morti? Nessuno, ancora tutti vivi. Okay. Dai, un saluto da il nostro dottore Mardari. Vasile, mettete i like qui sotto, chi è stato curato da dottor Mardari. Fate una foto ai vostri denti e mettetela qua sotto. Denti fatti da dottor Mardari. Sì. Poi vediamo i disastri. Ciao Vasi.